un piano per integrare nella rete dell'emergenza l'ospedale di Agropoli. La consigliera di minoranza Gisella Botticchio, dopo l'interrogazione in consiglio comunale e il caso della donna agropolese alla quale sono state rifiutate le visite presso il Covid Hospital di Agropoli, ritorna sull'argomento e chiede le dimissioni dell'assessore alla sanità Rosa Lampasona. L'ospedale di Agropoli, sono 3 anni che io porto questa battaglia avanti. E ci stanno sempre problematiche. Non so ieri se hai visto sui social, insomma, c'è stata una persona di Agropoli che ha fatto un post, mi ha anche taggato, dove ha avuto un'esperienza abbastanza spiacevole. Abbiamo dato notizia anche ieri nel telegiornale, quindi parliamone subito. Secondo te perché è accaduto tutto questo? Allora, la struttura dell'ospedale di Agropoli dal 2013, da quando è stata chiusa, è sempre, tu lo sai, è una perenne, è una storia infinita, la chiamo io. La sanità non va politicizzata, ma come fa a entrare la politica nella sanità? Qua parliamo della cura delle persone e quindi questo è proprio un fatto negativo al 100%. Ma detto questo, ieri si è consumata, diciamo, una, al di là del consiglio comunale che io faccio sempre interrogazioni, ma l'ospedale di Agropoli, tu lo sai Gianni, io è da tanto che lo dico, è diventata una struttura, mi dispiace dirlo, ma cioè lì gli incarichi e sono politici. La destra fa in un modo, vince la sinistra fa in un altro modo. Io lo chiudo, tu lo chiudi, io lo apro. Se lo apro, lo apro alle mie condizioni. Solo perché deve fare clientela o perché qualcuno deve pigliare per l'Alpi. Tu pensa che a giugno hanno aperto la terapia intensiva con 0 ricoveri. Però l'Alpi veniva pagato. E allora la politica non doveva mai entrare nella sanità. La politica va gestita da tecnici, da medici, da persone esperte nel settore, non la politica. Cioè ieri, non so se tu hai visto, Cecilia Francese, sindaco di Battipaglia, si è incatenata davanti, certo, all'ospedale, è un sindaco. Ma tu hai mai visto un politico della maggioranza, un amministratore, dire una parola, una? Vedi che Cecilia Francese si è dovuta legare davanti all'ospedale di Battipaglia per chiede che l'ospedale venga potenziato, perché anche lei si rende conto che i servizi sono decadenti, mancano delle figure importanti. E parliamo di un ospedale. Immagina noi che non abbiamo niente, cioè noi abbiamo avuto solo annunciazioni, tagli di nastri e incarichi. Che cosa consigli di fare dunque affinché queste cose possano cambiare? Ci vuole un piano per risanare e integrare l'ospedale di Agropoli. L'ospedale in questo momento, l'ospedale di Agropoli, che non è ospedale, ha la struttura e deve essere integrato, si deve incrementare. Che manca? Mancano le apparecchiature, mancano le figure e questo devono fare. Quindi dov'è un tavolo di concertazione? Dov'è l'assessore? Io ho chiesto le dimissioni, ma mica le ho chieste una volta. Ma io mi sento dire da un assessore non ho un minuto di tempo, io sono lì. E allora dimettiti immediatamente da assessore alla sanità e va a ricoprire quella carica una figura che riesce a intestire un rapporto con le forze regionali e con l'ASL, politica e ASL. Non una figura che dopo 3-4 mesi viene in consiglio comunale e per 20 minuti, insomma, che si è commossa, un altro po' si sentiva pure male. Cioè io non posso vedere un assessore alla sanità stremato dal suo lavoro e che non ha tempo, che è venuta lì per rispondermi.